Bella a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente sul canale di Pannocchia Company. Io sono Andrea e oggi vi presenteremo questa nuova serie di video che vogliamo portare su Cardfight Vanguard, in cui faremo i versus fra i mazzi che abbiamo portato nelle settimane precedenti nell'uscita della nuova espansione. Iniziamo con questa prima versus che si disputerà al meglio delle tre, in cui vedremo sulla sinistra un deck Carrero di End, ovviamente giocato dal nostro carissimo Renna, uomo delle decklist, mentre invece sulla destra avremo il deck Lottatore Stellare Blau, giocato dal nostro amico Sapo. In questa serie di video cercherò appunto di illustrarvi quali sono le mosse migliori con questi brevi commenti che farò durante la partita, per magari cercare di aiutarvi e vedere se un mazzo vi piace oppure no. Cominciamo la partita. Inizia il deck Lottatore Stellare, che inizia subito con una mossa molto forte, ovvero gioca il Blau di grado 1 e va a cercare il grado 2 dal mazzo. Questa mossa è molto molto forte perché appunto ci permette di andare a cercare una carta nel mazzo e inoltre appunto ci fa risparmiare una carta dalla mano che potremmo schierare sul terreno successivamente. Tocca invece a Renna, che convoca nel Vanguard un bar e va ad attaccare rivelando una Ial. Sapo non difende, prende un danno critico, quindi insomma trigger per tutte e due che purtroppo non servono a niente né a uno né all'altro. Sapo ovviamente va a convocare il grado 2 che era andato a cercare e schiera un ragazzo duro per supportare e fare in modo che l'attacco colpisca. Infatti Renna non difende e prende danno. Infatti diciamo che solitamente si cerca di prendere sempre i primi danni, anche perché alla fine, a meno che non sia proprio indispensabile difendersi, ci servono i danni, soprattutto anche in Carrero. Renna va a convocare un bel 10.000 ignorante e schiera anche il Drago Corno Bruciante, nuova aggiunta di BT5 che diventa un 12.000 se c'è un Overlord nel Vanguard, e va ad attaccare. La retroguardia viene difesa, mentre invece il Vanguard passa a infliggere il secondo danno a Sapo. Passa il turno a Sapo, che va a convocare l'ultimo grado 3, il Blau Kluger Stella, carta insomma pilota del mazzo Lottatore Stellare, e va anche a schierare delle altre unità per andare ad attaccare grosso. Infatti Lottatore Stellare è un mazzo che deve cercare di picchiare forte fin da subito. Renna difende il Blau Kluger Stella perché, come abbiamo potuto ben vedere anche durante insomma la descrizione della decklist che ci ha fatto Renna, è un piccolo di End, se dovesse colpire rimangono su di lui tutti gli effetti dei trigger che sono stati girati, e scartando 2 e pagando 2 di contrattacco va anche a tornare in posizione attiva e attaccare nuovamente. Renna subisce dei danni, va a 3 danni e tocca nuovamente a lui. Salta la fase di insomma in cui gioca il sovrano draconico normale e passa subito al The End, quindi non sarà in cross ride, sarà un 11.000 senza essere un 13, attiva l'effetto di Conroe e va a cercare la perfect. Diciamo che solitamente Conroe appunto si va a utilizzare solo per andare a cercare le perfect, andare a prendere altre carte insomma a volte può essere più svantaggioso che altro. Con il Drago Corno Bruciante che ha appena schierato va ad attaccare e Sapo non difende, e con il Vanguard va ad attaccare, rivela un sovrano draconico di End e può attivare l'effetto e attaccare nuovamente. Non ha su di sé altri effetti di trigger, però comunque sia un altro attacco di Vanguard, avere altre due carte in mano sicuramente è sempre forte. Rivela uno stand e dai più 5.000 la retroguardia che aveva già attaccato e va ad attaccare nuovamente. In questo caso sarà un 17.000, quindi Sapo dovrà per forza insomma difendere avendo pochissime carte in mano. La cosa è anche un pochettino difficile. Vediamo infatti che purtroppo non può difendere e subisce il danno letale e va a perdere la prima partita. Infatti vince Renna. Passiamo ora alla seconda partita di questa meglio delle tre fra il deck Carrero e il deck Lottatore Stellare, in cui inizierà questa volta nuovamente Sapo, avendo perso il turno precedente. Questa volta non riesce a fare una partenza forte, infatti vediamo che convoca nel Vanguard il ragazzo duro, quindi non andrà a cercare il grado 2 dei Blau nel deck,
e Ren invece fa una partenza molto simile a quella precedente, va a convocare un Bar e infligge il primo danno. Sapo invece è forte, riesce a trovare il grado 2, probabilmente ce l'aveva già in mano, quindi sarà solo un 9000, non un 10, appunto perché non c'è il grado 1 sotto, e va ad attaccare rivelando un innesco pescata. Anche Ren rivela una pescata da più 5000 al suo Vanguard. Sapo ora va ad attaccare con l'unica retroguardia che è disponibile all'attacco, perché appunto l'altra è solo un 10000 che ovviamente non potrebbe andare a colpire. Tocca a Ren, che adesso ripete praticamente la stessa mossa che aveva fatto nella partita precedente, sembra quasi di vedere un replay in cui appunto convoca nel Vanguard il Nehalem 10000 ignorante e il 9000 Drago Cordon bruciante, che va ad attaccare e infligge un danno, un innesco cura che dà solo più 5000 e non si attiva. Dopodiché attacca con il Vanguard, va ad attaccare il Vanguard dell'avversario e va subito all'innesco. Sapo non difende, infligge il terzo danno. Tocca Sapo, che torna in posizione attiva e va a convocare sul Vanguard nuovamente il Blau Kluger Stella. È stato molto molto bravo per quanto riguarda le convocazioni, a parte avendo saltato la prima. Renna va a difendere con successo l'attacco e Sapo rivela una cura e si cura anche di un danno, ritorna a due danni. Il Re di Spade è diventato un 15000 e attacca con successo il Vanguard, mentre invece con l'altra retroguardia, un 10000 che però se c'è un Blau nel cerchio del Vanguard diventa un 12000. Altrimenti sarebbe solamente un 7000, sarebbe anche abbastanza scarso, però in questo deck funziona bene perché appunto dobbiamo cercare sempre di avere un Blau nel Vanguard. Renna va a convocare un sovrano draconico normale questa volta e ne schiera uno in retroguardia, dopodiché attiva nuovamente l'effetto di Conroe e va a cercare ancora una perfect, come abbiamo visto fare nella partita precedente. Abbiamo detto già prima che è sempre una mossa forte da fare andare a cercare la perfect. Dopodiché va a schierare un Bar a supporto del Vanguard e un Draw a supporto del Dragocorno bruciante. Con la retroguardia Draconic va ad attaccare, infligge un danno, Sapo non difende. Dopodiché attacca con il Vanguard che è un 19000, Sapo non vuole rischiare, utilizza una perfect su un Draw. Ren rivela un Ial che dà appunto gli effetti del più 5000 alla retroguardia e si cura. E poi rivela anche uno stand e dà più 5000 al sovrano draconico che può attaccare ancora. Quindi è stato proprio un drive check bello bello potente. Sapo prende il danno dal sovrano draconico di retroguardia, mentre invece il dragocorno bruciante, che è in questo momento un 21000, va ad attaccare e fa il quinto danno. Tocca a Sapo, che pesca la carta di turno e decide di non schierare nessuna retroguardia per cercare di tenersi le carte in mano per difendersi nei turni successivi, e va subito ad attaccare con il suo Vanguard. Ren difende con uno scudo da 10000 e Sapo rivela come prima cosa un innesco draw. Sta pensando se dare gli effetti al Vanguard o alla retroguardia, perché appunto se dovesse darli al Vanguard potrebbe andare a colpire. Pesca la carta, dopodiché rivela il secondo innesco ed è un innesco critico, quindi riesce a sfondare la difesa di Ren infliggendo due danni e ovviamente, come abbiamo detto prima, riesce anche ad attivare l'effetto forte di Blau Kluger Stella, ovvero paga 2 di Counterblast, scarta 2 carte dalla mano e va nuovamente in posizione attiva mantenendo tutti gli effetti. Vediamo che Ren, appunto per non subirsi altri due danni dal critico, va a utilizzare la perfect che aveva in mano. Dopodiché con il Re di Spade va ad attaccare il 9000 e Renna difende, mentre invece con l'altra retroguardia attacca Overlord, ma è costretto a difendere appunto perché aveva poche poche carte in mano con cui andare a sostituire insomma queste retroguardie che Sapo voleva spaccargli. Attiva l'effetto del sovrano draconico di retroguardia, ma Sapo decide di parare. Dopodiché con il Vanguard va ad attaccare, ma Sapo appunto utilizza una perfect, anche Ren ne rivela una durante il drive. Dopodiché va ad attaccare con l'ultima retroguardia che gli era rimasta,
che è un 16.000, ma Sappo difende abbastanza facilmente. Dopodiché ora vediamo che Ren, purtroppo avendo poche carte in mano e Sappo avendo un terreno abbastanza grosso, potrebbe anche essere il turno finale. Va Sappo ad attaccare con il Vanguard, Ren ovviamente per non, rischiare, utilizza una Perfect per andare a parare l'attacco del Vanguard per evitare che vada a stendare di nuovo nel caso in cui dovesse colpire. Dopodiché la retroguardia 10.000 viene difesa, mentre invece il sovrano draconico di retroguardia viene distrutto e sostituito immediatamente con uno Strike appena pescato dal buon Ren, che in retroguardia, ricordiamo, è un 10.000 senza effetto. Ora va ad attaccare con la retroguardia, che è solo un 12 non supportata. Questa mossa non è una mossa, diciamo, sbagliata in questa versione del mazzo, perché appunto se dovesse rivelare un innesco di risveglio può andare a risvegliare di nuovo la retroguardia che ha attaccato e questa volta potrà essere supportata. Ovviamente in questo caso non rivela nessuno stand, infatti insomma è una mossa rischiosa, ma che se dovesse funzionare ha comunque dei, come dire, buoni profitti. Poi dopo invece l'ultima retroguardia viene parata abbastanza facilmente in quanto è solo un 10.000. Sappo fa una colonna grossa con il droide della morte, 10.000 che diventa un 13 con un 7 dietro, quindi è un 20.000, una colonna grossa molto 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 forte. Ren difende con tutto, ma purtroppo non basta, infatti Sappo rivela anche un innesco critico, va a infliggere danno e la seconda partita si conclude in questa maniera. Anche se Ren ha rivelato insomma, avrebbe fatto ben poco. Passiamo ora alla terza e ultima partita, in cui vedremo appunto Ren a iniziare in quanto ha perso la partita precedente. Partenza solita, come abbiamo visto fare nelle ultime due partite, e anche Sappo questa volta è stato abbastanza bravo, infatti riesce a utilizzare il Blau di grado 1 e va a cercare il grado 2 nel mazzo. Ovviamente questa volta potrà andare ad attaccare, e ricordiamo che se c'è il grado 0 dei Blau nell'anima, il grado 1 è un 8.000, ma non volendo rischiare schiera anche un ragazzo duro e va subito ad attaccare per infliggere il primo danno. Sappo è molto bravo e rivela infatti un innesco critico, e Ren è ancora più bravo, rivela un innesco cura, si cura del danno subito dal critico e rimane a solo un danno. Tocca Ren, che utilizza lo Strike nel Vanguard, il 10.000 un po' più studiato, infatti in questo turno non potrà attaccare, ma il turno successivo avrà un bonus di più 5.000 e un critico sul Vanguard che entrerà nel terreno. Sappo va a utilizzare il Blau di grado 2 che era andato a cercare e fa un'altra colonna grossa, un 12 più un 8 sotto, quindi un 20.000. Sappo va ad attaccare e Ren rivela un'altra cura, quindi rimane nuovamente a un danno, e con l'ultima retroguardia va ad attaccare e Ren rivela nuovamente un innesco pescata, quindi insomma sta cominciando a distaccare un po' l'avversario. Utilizza un sovrano draconico di End saltando nuovamente la Cross Ride, dando tutti gli effetti di Strike ovviamente al Vanguard, quindi il più 5.000 e il critico, e fa una colonna di soli gradi 1. Va a attaccare, Sappo non difende, subisce il danno e ovviamente Ren utilizza l'effetto della salamandra per andare a spaccare il supporto del Vanguard. Di solito appunto si cerca sempre di spaccare il supporto del Vanguard perché è sempre forte. Sappo utilizza una Perfect per difendersi dal sovrano draconico di End, che era molto molto forte. Ren non rivela nulla e Sappo si difende con successo, anche perché sennò altrimenti sarebbe stato un critico. Sappo non riesce a convocare il grado 3 ed è costretto a utilizzare le sue unità dalla mano per andare a supportare il Vanguard e fare una colonna da 9.000. Sappo rivela un critico e infligge due danni a Ren, con invece la seconda retroguardia grossa va ad attaccare e infligge il quarto danno, mentre invece con l'ultima retroguardia, che appunto avendo ricevuto il bonus può colpire il Vanguard, va ad attaccare, ma Ren si difende in maniera abbastanza facile. Tocca a Ren che, vabbè, dopo un piccolo misplay va a sostituire la carta con un altro Dragocorno Bruciante, un 2 per Dragocorno Bruciante, che sarà un 20.000 nella colonna di destra
e un 12 in quella di sinistra. Dopodiché attiva l'effetto di Conroe e va per l'ennesima volta a cercare Perfect per evitarsi magari effetti di un ipotetico Blau di grado 3 che potrebbe arrivare il turno dopo. Fa un'alta colonna da 20.000 e mette un supporto al Vanguard. Come abbiamo visto prima, attacca solo con la retroguardia davanti e non con quella dietro, perché se dovesse girare uno stand potrà fare una colonna ancora più grossa all'attacco successivo. E infatti vediamo che rivela un innesco di risveglio, va a risvegliare la retroguardia da più 5.000 al Vanguard, che purtroppo non va a sfondare la difesa che aveva messo Sapo con il suo scudo da 10.000. Dopodiché con la colonna nuovamente riformata da 20.000 va ad attaccare, Sapo rivela un altro innesco critico nuovamente, ora il suo Vanguard è un 19, e con il 20.000 della colonna di sinistra Rena va ad attaccare sempre Vanguard e Sapo si difende con un draw. Tocca a Sapo, che vediamo che pesca ma nuovamente non riesce a vedere il grado 3, va solamente a schierare un grado 1 per insomma supportare la sua unità che è solo un 9.000, va ad attaccare il Vanguard con il suo Vanguard che ricordiamo è un 10.000 più 7 da dietro, perché il Vanguard ha il grado 1 Blau nell'anima. Ren decide di non difendere, Sapo rivela una Perfect Guard e Ren va a 5 danni, mentre invece le retroguardie le difende in maniera abbastanza facile. Tocca ora nuovamente a Ren, che lo vediamo riportarsi in posizione di risveglio, ovviamente non schiererà e non attiverà nessun effetto, ma va ad attaccare immediatamente, nuovamente con la stessa strategia di cui abbiamo avuto modo di vedere il turno precedente, attaccando solo con la retroguardia davanti e poi con il Vanguard, sperando di vedere un innesco risveglio. Sapo utilizza uno scudo da 10.000, Ren rivela una pescata da tutti gli effetti al Vanguard e pesca una carta, rivela la seconda, ma è solo un sovrano draconico normale e l'attacco in questo caso non passa. Con l'ultima retroguardia va ad attaccare sempre Vanguard e va ad infliggere il quinto danno. Sapo rivela solo inneschi in fase di difesa, però ovviamente l'ultimo innesco diciamo che serve poco, perché appunto non ci saranno più attacchi, soprattutto se sono inneschi critici, quelli sono forti da vedere in attacco. Tocca a Sapo, che nuovamente non trova il grado 3 Blau o comunque il Kaiser Asura. Renna difende abbastanza facilmente gli attacchi del Vanguard e anche della prima retroguardia e della seconda retroguardia, andando ad intercettare e a utilizzare invece carte dalla mano. Passa al turno nuovamente Renna, che va a sostituire lo slot che si è liberato dopo l'intercetto con il sovrano draconico che aveva rivelato nel drive precedente, e va ad attivarne anche l'effetto. Questa cosa qua è molto molto forte in questo mazzo, e vediamo che appunto attacca solo con il sovrano draconico non supportato, che sarà comunque un 16.000, perché dopo, quando andrà ad attaccare con il Vanguard, anche qui se dovesse rivelare un innesco stand potrà ancora andare ad attaccare tutte le retroguardie e poi infine il Vanguard, appunto mantenendo l'effetto di tornare in posizione attiva quando va a distruggere una retroguardia dell'avversario. Vediamo ora Sapo, che appunto sta decidendo se difendere oppure no l'attacco del sovrano draconico. Sapo decide infine di difendere l'attacco con una sentinella, dopodiché Renna va all'attacco con il suo Vanguard e Sapo utilizza due scudi da 5.000, quindi servirà solamente un innesco per passare. Vediamo infatti che appunto Renna riesce a trovare un innesco risveglio dai più 5.000 al Vanguard, adesso sta segnando anche più 5.000 dell'effetto del sovrano draconico normale che si era dimenticato di segnare prima, e anche un innesco pescata, quindi diciamo che la partita è praticamente finita, anche perché il Draconic potrà attaccare anche altre volte. Infatti vediamo, Sapo però riesce a rivelare un innesco cure, Renna gli fa anche complimenti, però
il sovrano draconico è praticamente un 21.000 che va a sfondargli tutte le ultime difese che gli erano rimaste e va a colpire con l'ultima retroguardia per infliggere il danno letale. E questo è quanto per il primo versus del canale di Pannocchia Company. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like e noi ci rivediamo settimana prossima con nuovi contenuti. Bella a tutti, ragazzi!